L'industria della moda genera dal 2 all'8% delle emissioni di carbonio mondiali e la tintura dei tessili è la seconda causa di inquinamento idrico al mondo. Si stima che il tessile sia responsabile ogni anno della dispersione di una quantità di microplastiche compresa tra le 200.000 e le 500.000 tonnellate. Da qualche anno il settore si sta interrogando su come introdurre politiche green e filiere controllate. L'obiettivo è ridurre l'impatto, investendo nella ricerca su materiali, lavorazioni, finissaggi, impianti, smaltimento dei rifiuti, riciclo e riuso. Tante volte si pensa che il contrasto alla crisi climatica, le azioni legate alla sostenibilità siano un peso. In realtà oggi non è così. Oggi le imprese che si muovono in questa direzione sono quelle che innovano di più, esportano di più, producono più lavoro. La moda sta vivendo un momento estremamente importante in termini di transizione in questo momento e ci sono già 5 trend importantissimi che stanno emergendo. Uno è sicuramente quello della tracciabilità e delle certificazioni, che aumenta la consapevolezza, impatta sul design e quindi traguarda anche poi a fine vita. Poi un altro trend importante è quello degli input riciclati e sostenibili che devono essere immessi in termini di materiali, quindi all'interno quindi del processo. Un terzo è sicuramente quello dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica. Un quarto quindi invece è il second hand, grandi brand stanno investendo all'interno quindi di startup quindi sul second hand e quindi finalmente il second hand non è più qualcosa da evitare ma è qualcosa di cool e di greener. E infine quindi il trend del prodotto come servizio e della riparabilità. Importantissimi questi trend perché saranno questi cinque a partire quindi dal basso e fare in modo che in realtà il modello del fast fashion nei prossimi anni possa via via essere sostituito invece con un modello sostenibile. Anche il comportamento dei consumatori è fondamentale per una nuova sostenibilità del settore. Mare Vivo da qualche anno parla del problema del rilascio delle microfibre proprio per sensibilizzare, per far capire, a conoscere il problema. È chiaro che non abbiamo grandi possibilità di soluzioni in questo momento, però ognuno di noi può utilizzare dei piccoli accorgimenti per migliorare. Negli ultimi 20 anni in Europa abbiamo raddoppiato il consumo di abiti. E questo è il problema che la Commissione europea sta cercando di affrontare a livello di consumatori, quelli di insegnare a consumare meno e a spendere meglio. Ecco i nostri consigli per essere consumatori responsabili. Comprate meno, usate i vestiti che avete già, sfruttando anche quelli che usate poco. Comprate vintage, acquistate da mercatini e negozi vintage e su siti second hand. Riducete gli acquisti in catene low cost. La fast fashion comporta una minore durata del vestito, l'utilizzo di materiali, procedimenti e tinture inquinanti e sfruttamento di manodopera a basso costo. Scegliete tessuti eco-friendly. Evitate i materiali sintetici. Sostituiteli piuttosto con poliestere riciclato, fibre naturali e cotone organico, meno inquinanti e più duraturi. Lavate meno. Il frequente lavaggio dei vestiti, oltre a costituire uno spreco di acqua, energia e detersivo, rovina i materiali e usura più velocemente gli indumenti che si utilizzano. Lavate meglio. Comprate lavatrici di classe energetica elevata, non superate i 40 gradi, scegliete detersivi ammorbidenti a basso impatto ambientale, limitate al minimo l'utilizzo delle asciugatrici. Prendetevi cura dei vostri capi, riparateli quando si rompono e portateli finché non arrivano a fine vita. Riciclate i vestiti che non vi stanno più. Vendeteli, regalateli ad amici o donateli ad associazioni e anche se non sono più utilizzabili, smalteteli nei cassonetti di raccolta per il riciclo. Bastano dei semplici passi per portare un po' di sostenibilità nelle nostre vite. Diventare consumatori consapevoli di abbigliamento è uno di questi.